sindaco, novità per quanto riguarda lo screening tumorale a Berceto. Anche Berceto, grazie alla disponibilità di Maria Luisa Becchetti, che ne diventa l'organizzatrice, nasce una sezione della Lega Italiana Antitumore. Abbiamo fatto un incontro recentemente in municipio, molto partecipato, era presente anche il direttore del distretto Gianluca Pirondi, oltre ad altri medici, molte persone presenti e interessate a questa iniziativa di prevenzione medica. Quindi verranno utilizzati i locali della Casa della Salute, bisogna prenotarsi presso Maria Luisa Becchetti già all'inizio della prossima settimana, in modo di organizzare i primi incontri e rendere operativa la sezione di Berceto, che mi fa molto piacere perché ormai, come tutti sanno, la prevenzione è essenziale ed è bene avercela anche nei nostri paesi. Ecco, che tipo di screening faranno, se lo ricorda? Sono tutti screening non strumentali, se non con l'uso di piccolissime attrezzature, e sono cose importanti, riguardano sicuramente il seno, riguardano il cavo orale, riguardano l'apparato genitale, riguardano la tiroide. Sono tutti specialisti che sono associati alla Lega Italiana Antitumore, e per cui è bene fare queste visite, che si spera solo preventive e che quindi è di un aiuto a vivere maggiormente e maggiormente bene. Ecco, ora concretamente i cittadini di Berceto che mosse devono prendere? La cosa più importante è per le ragazze e le signore che già dall'inizio della prossima settimana, magari passando in comune negli orari di ufficio, possono iscriversi e chiedere un esame a Maria Luisa Becchetti, in modo che possa organizzare il primo incontro presso la Casa della Salute.